In questi giorni è sempre più chiaro che ci sia un problema comunicativo, sia da parte del governo sia da parte della protezione civile, con nozioni e con notizie non chiare e alcune volte discordanti. Di chi è la colpa e quanto è grave questa mancata comunicazione? Secondo me è piuttosto grave, perché in questo momento gli italiani stanno davanti alla televisione, come noi, alle 6 guardiamo il bollettino o alla fine della mattina. Se escono fuori notizie che poi debbono essere smentite, questo genera confusione nella gente. Ne cito due che sono gli ultimi episodi. Il primo è la circolare del Ministero degli Interni dell'altro giorno, nella quale si parlava o si autorizzava le passeggiate di un genitore con un bambino. Le regioni hanno protestato e poi il Presidente del Consiglio ha detto: ma non era affatto una novità, non è cambiato nulla, perché i divieti che c'erano sono rimasti quelli che erano e non è stato autorizzato nulla di più. E allora perché il Ministero degli Interni ha fatto una circolare? Se era per interpretare le normative esistenti, bisognava dire, a interpretazione del significato, questa è una circolare esplicativa. Se invece era una novità, dovevano averci pensato. La seconda: avantieri mattina o ieri mattina, il capo della protezione civile, questo Borrelli, ha detto: ma secondo me noi saremo a casa anche a maggio. Ma il decreto Presidente del Consiglio dice che saremo a casa fino al giorno dopo Pasqua. E credo che tutti gli italiani pensino che sia possibile che per allora il governo non possa eliminare. Ma può darsi che invece possa. E quindi, se mentre il governo ha detto saremo a casa fino al 13 aprile, un'autorevole voce, la voce più autorevole della comunicazione, dice no, sarà a maggio, tutti hanno il diritto di pensare o che c'è confusione o che il governo ha cambiato idea ma non ce l'ha detto. Gravissimo, non grave, gravissimo. E giustamente scrive oggi Stefano Folli sulla Repubblica che questo sta diventando un problema. Allora, visto che siamo su questo, io voglio aggiungere due altre considerazioni. La prima è questa: si legge e si sente, specialmente quando ha parlato Conte, ha fatto riferimento al fatto che le decisioni del governo vengono prese d'intesa con il, ha detto, comitato scientifico, anzi ha detto comitato tecnico-scientifico. A me non è affatto piaciuta questa dichiarazione per due ragioni. Perché le decisioni sono dell'organo politico. Cioè il Presidente del Consiglio è l'unico che ha i poteri in questo momento, in base alla normativa, di decidere se stiamo a casa o stiamo fuori casa, o se aprono o non aprono le industrie e così via. Questo potere è in mano a lui. Lui può naturalmente servirsi, ed è bene che si serva, di un comitato scientifico, ma non può nascondersi dietro il comitato scientifico. Cioè deve dire, sentito il comitato scientifico, il governo, d'accordo col comitato scientifico, non d'accordo, ma la decisione democratica di questo paese è nelle mani dell'autorità politica, che non può dimenticare di essere un'autorità politica e ricordarsene quando gli pare. E aggiungo ancora, sempre a questo proposito, io vorrei sapere di chi è composto questo comitato politico, questo comitato tecnico-scientifico di cui parla il Presidente del Consiglio. Stamattina sono andato sul sito della Presidenza del Consiglio e ho scritto:
Comitato Tecnico Scientifico, Presidenza del Consiglio. Non esce fuori nessun nome, esce fuori tutte le volte in cui il Presidente del Consiglio Conte ne ha parlato. Allora la domanda che io faccio è formale. Noi vogliamo sapere chi sono, quanti sono gli scienziati che fanno parte di questo comitato. Ed anzi vorremmo che fosse chiaro, quando il governo prende una decisione, se quella decisione è presa in accordo col comitato, in dissenso dal comitato, e se il comitato ha deciso all'unanimità o meno. Mi spiego, Tommaso. Se, diciamo, ci siano 7 professori in questo comitato, se tutti e 7 all'unanimità dicessero abbiamo consigliato al governo di fare A, B, C, io mi aspetto che il governo non si possa discostare nell'interesse della salute pubblica da quell'opinione. Ma se su un certo problema 4 la pensassero in un modo e 3 in un altro, il governo dovrebbe dire se sta dalla parte dell'opinione dei 4 o dei 3, perché evidentemente sono legittime ambedue le opinioni quando c'è un dissenso. Dunque, chiarezza su questa faccenda. E già che ci siamo, voglio porre un'ultima questione. Stamattina, o ieri sera, ho sentito il commissario straordinario Arcuri, quello che era stato nominato per l'acquisto delle mascherine, delle macchine, eccetera, il quale nella sua conferenza stampa a un certo punto ha detto agli italiani state a casa perché ancora non è finito questo pericolo. A che titolo lo dice il dottor Arcuri? Con quale autorità? Io riconosco solo l'autorità politica del Presidente del Consiglio e degli uomini da lui delegati, mentre il commissario Arcuri si deve occupare di respiratori, eccetera. Che forza ha per gli italiani una comunicazione di questo genere? Forse è meglio che si chieda a degli artisti, come fa la televisione, di dire state a casa, è meglio che stiate a casa. Ma o la comunicazione è una comunicazione istituzionale del governo, e deve essere fatta da quelli che hanno continuità. E infine, perché Borrelli alla conferenza stampa quotidiana è accompagnato spesso da persone diverse, mai dalla stessa persona? Quando un certo professore dà una risposta, a che titolo la dà? A titolo individuale? A nome del fantomatico comitato scientifico? Tutto questo lo dico perché questo genera, nella mia attenzione che ho a queste cose, ma che è uguale a quella degli italiani, perché sono certo che davanti alla televisione c'è un sacco di gente in questi giorni, una maggioranza penso degli italiani che stanno a casa e che altro possono fare, troppa confusione. Ci deve essere una comunicazione molto più chiara e, lo ripeto per l'ultima volta, le responsabilità politiche non possono essere delegate nemmeno a un comitato scientifico. Il comitato scientifico può dire le sue opinioni, ma la responsabilità delle decisioni sta in capo al governo e al Presidente del Consiglio che le deve, e queste responsabilità egli le deve, per così dire, tutelare sistematicamente. Ieri, parlando della tua esperienza all'MIT, mi hai parlato di Franco Modigliani e avevi detto che era una delle figure più di spicco appunto a Boston e all'MIT. Vuoi fare un po' un approfondimento? Sì, tanto di spicco che è stato uno dei premi Nobel dell'economia. Tu sai che i premi Nobel dell'economia sono molto più recenti dei premi Nobel, quelli inventati da Alfredo Nobel, diciamo così, per la fisica, per la chimica, eccetera. Sono stati istituiti nel corso degli anni 70, se non ricordo male, all'inizio degli anni 70, con un fondo della Banca di Svezia, Banca Centrale di Svezia, e quindi è nato il primo Nobel per l'economia
tra i primi vi fu Samuelson, nell'85 lo prese Modigliani, poi lo hanno preso in tanti, diciamo. E MIT ne ha raccolti tantissimi di questi premi Nobel. Quando io sono arrivato a MIT, Modigliani era al culmine della sua fama, era peraltro molto giovane, da un certo punto di vista, diciamo, aveva meno di 50 anni. Aveva insegnato in varie università, era stato chiamato in questa che appunto era il massimo dell'insegnamento dell'economia. Chi era Franco Modigliani? Franco Modigliani viene da una famiglia ebraica di Roma, di origine livornese, non credo fossero parenti dei Modigliani, del pittore Modigliani, che era di Livorno. Erano insediati da molto tempo a Roma ed erano commercianti di tessuti. Il padre di Modigliani era un medico, credo un medico molto stimato, e il sogno del padre era che il figlio studiasse medicina, ma Franco raccontava che aveva orrore del sangue e quindi aveva deciso di studiare legge, si era iscritto alla Università di Roma, alla Sapienza. Intorno al 1934-33 Modigliani dovrebbe essere o del 16 o del 18. Aveva partecipato ai famosi littoriali della cultura fascista. Tu sai forse cosa sono? Il fascismo aveva organizzato dei premi, delle gare di cultura fra gli universitari. E molti intellettuali che poi sono stati anche antifascisti, importanti antifascisti, avevano partecipato ai littoriali, avevano vinto i littoriali. Modigliani partecipò al littoriale della cultura, mi pare del 35 o del 36, scrisse un saggio sui prezzi dei prodotti, non so quali prezzi, e la commissione gli disse nel dargli assegnargli il premio, disse: guardi, lei o voi, se si davano del voi secondo le regole del fascismo, siete molto bravo, studi economia. Così così pensava Modigliani. Modigliani aveva una fidanzata, quella che poi si sposò, che era una signora che ho conosciuto bene quando sono stato a MIT, che era figlia di un direttore editoriale della casa editrice Formigini, personaggio molto interessante, che fece una biblioteca straordinaria di classici del ridere, di cui noi abbiamo più o meno tutta la collezione nella mia biblioteca, e erano fidanzati fra di loro. Anzi, il padre era un alto dirigente delle Messaggerie Italiane, che erano state fondate da Formigine e poi erano passate, non so se a Bompiani o a Garzanti. E il padre aveva di Serena, gli consigliò di stare all'estero, per cui Modigliani e Serena vissero a Parigi nel 38. Quando vennero le leggi razziali nel 39, il padre di Serena gli consigliò di scappare dall'Italia il più presto possibile. Modigliani venne a Roma, discusse la tesi, prese la laurea in legge e partirono, arrivarono a New York con l'ultimo traghetto, come si possa dire, l'ultimo piroscafo che fece la traversata prima della guerra. Arrivarono a New York più o meno all'inizio di settembre o fine di agosto del 1939. E cominciarono, c'era anche qualche parente a New York, andarono a vivere a New York. Per vivere Modigliani vendeva libri, faceva il piazzista di libri, e la sera si iscrisse ai corsi serali di una università di New York, che non era la principale, la New York University, era la New School for Social Research, che credo stesse a Long Island. Una scuola che era nata sotto la tutela politica, per così dire, di Roosevelt, del presidente democratico degli Stati Uniti, che veniva chiamata in quegli anni familiarmente l'università in esilio, perché sia gli studenti che
perché molti degli insegnanti, o quasi tutti gli insegnanti, erano intellettuali europei scappati via. Quasi tutti ebrei, o moltissimi di loro ebrei, scappati dall'Europa. La qualità delle università americane ha avuto un salto strepitoso con la guerra. Fra le follie della guerra europea che i tedeschi scatenarono, c'è di avere distrutto largamente la primazia culturale dell'Europa, perché buona parte delle classi, di queste classi accademiche, larga parte erano fatte da professori ebrei, questi professori ebrei, fisici, matematici, economisti, letterati, andarono alle università americane che le accoglievano e hanno trasformato le università americane. L'America era, dal punto di vista accademico, molto periferica rispetto all'Europa. Del resto basta pensare che Einstein era negli Stati Uniti, che Thomas Mann era negli Stati Uniti, che Adorno era negli Stati Uniti, che Toscanini era negli Stati Uniti. Cioè, che cosa l'Europa ha perduto e ha consegnato ai nostri cugini americani è assolutamente impressionante. Modigliani era uno di questi. Studiò economia con un professore che si chiamava Lerner, che era stato a Londra ed era stato allievo di Hayek. Poi si era convertito al keynesismo. La teoria generale di Keynes era uscita nel 1936 ed aveva provocato una rivoluzione nel pensiero economico. E come ha raccontato Samuelson, che fu il primo dei convertiti americani alle teorie keynesiane, la teoria generale scrisse alla morte di Keynes colpì gli economisti più giovani come, disse lui, un'epidemia, a proposito dell'epidemia che ci crea questa occasione, come un'epidemia che colpisca una tribù isolata dei mari del sud. Cioè tutti contrassero, i giovani, quella malattia. Gli economisti un po' più anziani la contrassero dopo un po' di tempo e solo i vecchi economisti, conservatori, ne furono esenti. Tra questi giovani economisti c'era Lerner, che era stato un allievo di Hayek, l'economista più anti-keynesiano di tutti, per così dire, prima e dopo Keynes, ed era diventato un ardente sostenitore. E Modigliani fu il primo, o uno dei primi, ma forse il primo, a formulare un modello matematico della teoria generale. All'età di 25 anni pubblicò su Econometrica, la rivista americana, un saggio sul modello keynesiano, e questo gli diede immediatamente una gran fama. Lo chiamarono a Harvard, dove c'era ancora un atteggiamento molto, molto antisemita. Il preside della facoltà gli disse: guardi Modigliani, non le conviene venire qua perché qui la paghiamo troppo poco, vada a cercarsi un posto altrove. E quindi Modigliani cominciò a insegnare in piccoli collegi, ma scrisse cose talmente importanti quando aveva 27, 28, 30 anni, che quando nel 1962 MIT lo chiamò, era già una delle stelle del firmamento accademico. Domani ti racconterò le lezioni di Modigliani, le lezioni di Solovey e le lezioni di Samuelson, cioè delle tre stelle di MIT. Io sedevo in questi corsi, era stupefacente la differenza tra questi tre straordinari economisti. E poi ti racconterò come finì che Modigliani e io ci mettemmo a scrivere insieme sui problemi dell'economia italiana e questo poi, quando io sono tornato in Italia, mi ha molto aiutato a cominciare la mia cosiddetta carriera accademica. Ma ne parliamo domani.